Ciao a tutti, io sono Enzo di Family Review. Oggi faremo la recensione di questo misuratore della qualità dell'aria. Il modello è JSM 131 SC. La differenza con il fratello JSM 131 SE sta semplicemente nel fatto che lui, essendo il fratello più economico, non ha la possibilità di misurare i particolati. Come di consueto vi chiedo di lasciarmi un like e se vi va iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla e a me dà la forza di andare avanti e di portarvi su questo canale contenuti gratuiti e sempre più approfonditi. Se vi siete persi la recensione del JSM 131 SE, vi lascio qui in alto il link per andarlo a vedere e anche alla fine di questo video. Nella descrizione di questo video trovate il link per poterlo acquistare e trovate anche il link per iscrivervi ai nostri canali Telegram, dove pubblichiamo ogni giorno sconti ed offerte di prodotti da acquistare su Amazon. Lo strumento ha una batteria integrata da 1000 mAh. Con una carica completa riusciamo ad ottenere circa 4-6 ore di funzionamento. Le dimensioni dello strumento sono 148x70x30 mm. Il peso è di circa 160 grammi. Il primo valore che questo strumento riesce a rilevare è l'HCHO, cioè la formaldeide. Subito sotto abbiamo il valore medio della formaldeide. Per avere il valore medio della formaldeide dobbiamo attendere 60 minuti. Successivamente abbiamo il TVOC, cioè il totale dei composti organici volatili. Per quanto riguarda anche il valore medio di TVOC, bisogna attendere solamente 30 minuti. Come terzo ed ultimo parametro, questo misuratore rileva l'anidride carbonica, CO2. Per avere invece qui il valore medio dell'anidride carbonica basta attendere solamente 10 minuti. Inoltre lo strumento, nell'ultimo grafico, ci dà un valore medio della qualità dell'aria, il cosiddetto AQI, cioè l'indice della qualità dell'aria, espresso in 6 quadranti di colore diverso. Vi volevo ricordare che il valore guida dell'OMS, per quanto riguarda la formaldeide, è di 0,1 mg a metro cubo in 30 minuti. Mentre per quanto riguarda la CO2 è consigliabile stare sempre sotto ai 1000 ppm. A chi è rivolto questo prodotto? Beh, questo prodotto è rivolto a tutti coloro che vogliono monitorare la qualità dell'ambiente, ma specialmente per quanto riguarda la formaldeide, i composti organici volatili e l'anidride carbonica. Se poi volete approfondire maggiormente, quindi inserendo anche particolati, allora vi consiglio il JSM 131 SE. Per chi voglia approfondire l'argomento in merito alla qualità dell'aria, alla fine di questo video vi lascio la video recensione di questo strumento, dove a metà del video ho parlato anche dei TVOC, dei composti organici volatili, dei particolati, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Vi consiglio anche di iscrivervi al canale e cliccando la campanellina, perché in un prossimo video vedremo proprio un confronto diretto tra questo strumento professionale, che costa abbastanza, e questo strumento molto economico. Io vi saluto e vi lascio appuntamento al prossimo video. Ciao!